Abbiamo qualche momento perché loro possono parlare? Ah, allora ragazzi, ce l'abbiamo il tempo per parlare, ma voi andate via col nostro affetto. Un saluto, un ringraziamento al dirigente scolastico e al consiglio comunale dei ragazzi. Detto di San Romano, volevo solo far presente questo. Facciamo parlare loro, ora facciamo parlare loro. Se no loro non parlano. Te la posso dare. Non lo so. Io mi sono pigliato un complimento, ma aspettavo che dicessi che facciamo un progetto di educazione. Ma vediamo cosa nasce, ancora non ho finito. No, non ho fatto un complimento, non si è invidioso. Che cosa ne può nascere da tutta questa storia qui? Non ricordo. Aiutatelo voi, ragazzi, qua. Di ridere dietro. Invece di aiutarlo, capisci? Me lo stanno indebolendo. Puoi passare anche a lui. Passa anche a lui così. Diciamo Tommaso, Gatto Rossi, e... No, beh, a parte la questione che è stata molto interessante, è possibile che questa cosa perché, cioè, bisogna farla, quello che detto, bisogna farla ogni persona singolarmente e poi anche come comunità, ma finché ci sarà sempre una persona che rimarrà contro le altre non si raggiungerà uno scopo comune. E quindi ognuno fa il suo dovere, ma anche gli altri. Tranquilla. Lei si sottrarrebbe volentieri, vero? Posso fare una domanda? L'ultimo decreto sulla corruzione che equipara i corrotti ai mafiosi. E volevo sottendere la sua opinione. La mia opinione, però. Una cosa, poi l'altra questione che non ho capito francamente, come mai il presidente Mattarella ha rinviato al presidente del Consiglio questa legge con quali obiezioni? No. Allora le dico tutto perché sono informata sui fatti. Lo sapevo, infatti se. No, perché bisogno... per fortuna ieri sera ho preso le ultime notizie. Se ho bisogno, no. Se mi serve un avvocato, arrivo a Catania. Bravo. Voleva dire qualche altra cosa? Allora, rispondiamo un po' e poi preparatevi ragazzi, così utilizziamo bene il tempo fino alla fine. Allora, qui sono state dette due cose. Ci voleva, come si suol dire, no? Perché i complimenti in realtà è ci voleva parlarne così. E va bene. E lui dice una cosa, sulla quale però dobbiamo un po' riflettere. È vero che ognuno di noi deve fare la propria parte, però finché ci sono persone che non la fanno, no? Corrono il rischio di rendere inefficace ciò che noi facciamo. Che a me viene da tradurre così. Lei ci chiede una testimonianza individuale oppure dobbiamo ricercare un'azione efficace. Su questo io penso una cosa, naturalmente do piccolissimi contributi e ho consapevolezza dei miei limiti, veramente. Io penso che quando si vogliono perseguire degli obiettivi grandi è anche difficile. E questo che abbiamo davanti, credetelo sinceramente, è un obiettivo grande, che vale, ma non è facile. Con questo lui ci segnala. Quando si vogliono conseguire obiettivi
grandi ma complicati, da soli non ce la facciamo. Dobbiamo provare, no? A costruire alleanze, ad essere, a non essere soli, ad essere poi piano piano, ad essere il più possibile, no? Quanto più possibile. Bisogna avere in questo senso però anche un equilibrio. Noi l'abbiamo molto sperimentato nella lotta alla mafia, no? Se avessimo aspettato che tutti si convincessero a farla, non l'avremmo fatta. Io ricordo che negli anni 80, alla fine degli anni 70, quando un gruppo di donne siciliane decidemmo che bisognava fare la lotta alla mafia e ci mettemmo d'accordo con un gruppo di studenti, perché quelli, gli altri non erano molto sensibili, invece gli studenti da un lato e le femminelle dall'altro lato. Perché? Perché eravamo gente che in quegli anni voleva costruire futuro e futuro diverso. E capivamo che la mafia era proprio l'opposto dei valori per i quali noi ci battevamo, delle cose per le quali lottavamo. Quando decidemmo di fare questa battaglia, abbiamo trovato un punto di equilibrio. Se vuoi eravamo un'avanguardia, no? Non eravamo tutti. All'inizio eravamo una minoranza. Però non eravamo neanche velleitari che camminavamo da soli, a me non mi è passato mai per la mente, pur essendo stata dirigente di quel movimento, di farlo da sola. Invece il primo pensiero che avevamo, quante più donne possibili potevamo, di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutti i tipi, potevamo aggregare. E la nostra forza è stata costruire un movimento di donne contro la mafia che man mano conquistava altre donne, come gli studenti fecero il movimento di lotta degli studenti contro la mafia. E improvvisamente poi, perché questa è la verità, è vero che noi non abbiamo sconfitto né in Sicilia né in Campania né altrove la mafia, ma è anche vero che la maggior parte, la maggioranza dei siciliani, dei calabresi, dei campani considerano oggi la mafia un disvalore e la lotta contro la mafia un valore. E credetemi sulla mia vita che quando noi abbiamo cominciato questa lotta non era così. La mafia era considerata un valore, aiutava i poveri, andava lì dove lo Stato non andava. E noi colpivamo questi che avevano una loro etica, che difendevano i più deboli. Quelli etica non ne hanno avuti mai. Dice che non toccavano i bambini, invece li ammazzavano i bambini e anche le donne. Questo capovolgimento, mafia, da che mafia è bene a che mafia è male, che è un capovolgimento culturale, sociale, sociologico fortissimo, noi l'abbiamo prodotto. All'inizio eravamo una minoranza agguerrita. Oggi io vado in tante scuole, sono stato a fare una cosa bellissima anche al vostro liceo, abbiamo fatto 100 passi e poi abbiamo parlato di lotta alla mafia. E anche nella mia terra, anche nei quartieri dove la presenza mafiosa è più forte, la maggioranza dei ragazzini sono lì a condividere le ragioni della lotta alla mafia. E è capitato a me l'altra volta un episodio di un ragazzino che era figlio di un capo mafia. La cosa è pesante, eh? Io penso a quel ragazzino, io quel ragazzino non lo dimenticherò mai più nella mia vita. Perché questo ragazzino, a fronte di tutti i suoi compagni che si affannavano per condividere le ragioni della lotta alla mafia, a un certo punto io vedevo che stava sempre peggio, che diventava tutto di tanti colori. A un certo punto mi ha detto: io l'applauso per i magistrati morti e non lo faccio. Era uno però. Io mi sono fermata e gli ho detto: intanto ti ringrazio per averlo detto, sei coraggioso, ti ringrazio e ti rispetto.
Poi ti chiedo se te la senti, perché ci aiuteresti. Ce lo vuoi spiegare perché tu non ti senti di fare questo applauso? E ti chiedo di farlo perché ti garantisco che anche i tuoi compagni, tutti ti rispetteranno, profondamente ti rispetteranno. Se ti senti, diccelo, se non ti senti, non ce lo dire. Lui ha cominciato con uno sforzo terribile a dire alcune cose. Io l'ho aiutato e ho detto: tu cosa vuoi dire? Mi pare di capire che tu voglia dire che quando tuo padre, tuo fratello, tuo zio, va in carcere perché se non ci fosse la mafia a provvedere alla famiglia, no? Perché questo succede nei nostri quartieri. Ne arresto uno, tutti gli altri, ti paga l'avvocato, il mafioso che va in carcere sa che c'è il capomafia che gli pagherà l'avvocato, che provvederà ai bisogni della sua famiglia, che i figli potranno continuare ad andare a scuola perché lo stipendio che prima portava a casa il mafioso, perché stipendi portano a casa questi della manovalanza e neanche stipendi dell'altro mondo, gliel'avrebbe pagato il capomafia. Però gli ho detto: tu vuoi dire questo perché quando uno di questi va, uno dei vostri parenti va in carcere, restereste senza aiuto da parte di nessuno, invece l'aiuto lo ricevete da me. E lui mi ha detto: sì, voglio dire questo, fanno tante cose buone. E io gli ho detto: grazie intanto che ci stai facendo ragionare, riflettere, e io a te devo, fino in fondo, con questo rispetto, dire quello che penso, fino in fondo, rispettando qualunque sia e sarà la tua scelta. Io penso che il prezzo che uno come te paga se resta dentro questa appartenenza, no? Se non si tira fuori, è un prezzo troppo alto. Non è che non capisco, capisco perfettamente e penso che ci dobbiamo fare carico di questa cosa che hai detto, ma il prezzo è troppo alto. E gli ho raccontato un episodio e gli ho detto: non vorrei mai che tu dovessi pagare il prezzo che questo ragazzo ha dovuto pagare. E gli ho raccontato una cosa che naturalmente abbiamo appreso nel corso del processo per l'omicidio del giornalista Fava. Uno dei ragazzi che faceva parte del comando, Avola, che si pente e parla, racconta. Il magistrato gli dice: senti, ma tu come mai così giovane sei stato ammesso a fare parte del comando che andava a fare un omicidio eccellente? Perché i giudici non erano poi tanto convinti di questo pentimento, no? Troppo giovane, però un delitto complicato. E lui dice: ma non è che è stato gratis, io me lo sono guadagnato e ho pagato un prezzo altissimo per salire, no, nella graduatoria dei mafiosi al punto da poter essere ammesso. Io volevo fare carriera dentro la mafia. Io volevo da giovane diventare uno forte, potente dentro la mafia. E lo dimostravo in tutti i modi. Quindi un giorno mi ha chiamato il capo di Cina e mi ha detto: ti mettiamo alla prova. E io capivo che era l'esame. Quello era l'esame per passare di grado. E mi ha detto: sai che c'è? Devi uccidere il tuo migliore amico, un compagnetto con cui aveva giocato, erano fra l'altro dello stesso quartiere, proprio abitavano vicini, si spartivano il sonno nella notte. Non devi ammazzare. Se hai la forza e il coraggio di ammazzarlo, allora sei in grado, ti possiamo affidare compiti importanti. E succede che Avola, questo ragazzo giovanissimo, della vostra età, è per questo che te lo sto raccontando, è un bello, un bellissimo giovane, un bel ragazzo. Chiama questo suo compagno e gli dà appuntamento l'indomani in un cortiletto dove loro andavano sempre, giocavano, c'erano tante cose vecchie anche, una specie di giardinetto,
e lì c'erano tanti copertoni vecchi di camion. Giocando, lo convince a infilarsi dentro un copertone e gli dà fuoco. Dice Avola, si legge nel verbale, vede signor giudice, dopo aver fatto quello, io ero in grado di fare qualunque cosa, perché nulla mi avrebbe più fatto male. Il petrolio avevo ingoiato nella mia anima. Io ho detto a quel ragazzo, lo vedi, a me l'idea che qualcuno ti possa venire a chiedere una cosa del genere, che tu ti giochi la vita, per quanto io possa capire che è importante che quello viene, che paga l'avvocato, che non potete pagare un pezzo, tu non puoi pagare un pezzo di questo, io mi auguro che tu non lo debba pagare mai. E così abbiamo chiuso l'incontro, per dirti, nel bene e nel male c'è sempre la responsabilità delle scelte che facciamo personalmente, no? E insieme agli altri. Ma se c'è una cosa importante da fare, proviamo a non farla da soli, perché non ha senso. Siamo meno efficaci, possiamo essere anche più esposti, no? Proviamo a convincere altri a farlo con noi. Questa è la prima cosa da fare. Attorno a una giusta causa dobbiamo provare ad essere quanti più possiamo. Ma poi non possiamo aspettare di essere tutti. Perché c'è un momento in cui ci dobbiamo pigliare la responsabilità, quelli che siamo, di fare quello che sentiamo, che è arrivato il momento di fare. Dice, ma non è tanto di moda, santa pazienza. Lo faremo diventare di moda noi. Abbiamo fatto diventare di moda pure la lotta alla mafia, ti immagini tu. Che si vergognavano se non dicevano, io faccio la lotta alla mafia. Bravo, Gioia. Noi lo sapevamo che non era tanto vero, però già stava cambiando, capito? Il problema ci veniva all'opposto. E quindi questo vale per ogni forma di cittadinanza attiva. Dentro la scuola, fuori la scuola, nei posti di lavoro. E che dobbiamo aspettare? Che sono tutti che denunciano, che sono di fare la spia. Perché fare la spia? Ma come? Invece di fare la spia contro il mio collega che a lavorare non ci va, intanto non gli firmi il cartellino al posto suo, e già questa è una buona cosa. Guardo lei, mi diverto. Intanto non gli firmo il cartellino. Poi sai che c'è? Che se lo vedo la prima, la seconda volta che si fa firmare il cartellino, o che firma il cartellino a un altro, non me la tengo nello stomaco. Guarda, perché il mio dovere non è soltanto fare bene il mio lavoro, è far sì che il mio posto di lavoro si bonifichi se c'è necessità, e se la bonificare. Che infetto, la corruzione è un'infezione. Quella cosa del cartellino non è un'altra cosa dai fenomeni corruttivi. Quella che noi chiamiamo legge contro la corruzione, lo sapete invece come si chiama più correttamente? Perché il legislatore è come un bravo giornalista, ogni tanto gli dà pure i titoli giusti. Si chiama legge per garantire l'integrità e la legittimità dell'azione amministrativa. Noi dobbiamo ricostruire integrità, dobbiamo essere cittadini integri che contribuiscono all'integrità dell'amministrazione. Ultima domanda del professore, l'abbiamo lasciato per ultimo, poverino. Io sono d'accordo e ho fatto la battaglia perché ho firmato con Libera, perché le misure che Pio La Torre, pagando con la vita, ottenne di confisca dei patrimoni dei mafiosi, camorristi e ndranghetisti, la confisca e all'inizio e poi il sequestro all'inizio e la confisca e la vendita dopo si estenda ai corrotti per molti motivi, non solo per l'entità del reato e quindi del danno sociale prodotto, per il fatto che chi corrompe lo fa per guadagnare ed è bene levargli il guadagno in debito e restituirlo alla comunità, perché sono soldi levati a noi, non solo per tutto questo, ma perché poi, purtroppo, lo dice Cantone spesso in questo periodo ed è così, ormai i fenomeni di criminalità organizzata, mafie vecchie e nuove, i fenomeni di corruzione,
camminano insieme, motivo per il quale le dico quello che penso. Penso che in secondo grado la sentenza che hanno fatto in primo grado su Mafia Capitale, che elimina l'organizzazione di tipo mafioso, verrà riformata, perché hanno dato un'interpretazione alla legge La Torre assolutamente limitativa, che contrasta financo col titolo della legge. Premesso che quindi sono pienamente d'accordo, premesso che nel corso dell'approvazione vi è stata un conflitto, allora, questa misura che rende i patrimoni dei corrotti assoggettati e assoggettabili a sequestro e confisca è stata inserita nel testo del cosiddetto nuovo codice antimafia. La legge che in via definitiva è stata approvata la settimana scorsa da Camera e Senato. Nel corso dell'approvazione, tra i punti di conflitto micidiali, vi è stato questo, perché vi è stato chi ha sostenuto che era gravemente lesivo del principio di garantista dell'ordinamento assimilare i corrotti ai mafiosi e quindi comprimere i diritti sul patrimonio, no? Dei corrotti come si comprimono quelli dei mafiosi. C'è stata una polemica, c'era chi voleva che questa norma fosse levata dal codice, ma noi lo capiamo subito, va, senza manco che io mi devo sforzare il cervello. No. Nella battaglia parlamentare cos'è accaduto? Che una serie di reati, che sono reati gravi, anzi tra i più gravi, sono stati levati dal novero dei reati che producono questo effetto. Allora Mattarella cosa ha fatto? Una scelta, si è trovato di fronte a una scelta difficilissima. Non ve lo dico perché voglio bene a Mattarella, ma perché da giurista so quanto è stata difficile la scelta del Presidente. Perché lui avrebbe avuto, aveva davanti due strade: non firmare la legge e quindi, diciamo, siccome si sta chiudendo la legislatura, darla vinta a chi ha fatto di tutto perché questo nuovo codice antimafia non venisse approvato. E cadeva nella trappola alla grande. Oppure, come ha fatto, firmare la legge e rivolgere al Presidente del Consiglio e al Capo del Governo una raccomandazione che ha scritto di suo pugno, con la quale gli ha detto, siccome da questo punto di vista c'è un profilo di incostituzionalità, perché se tu sottrai fattispecie di reato più gravi e includi quelle meno gravi, quelli inclusi meno gravi ti sollevano l'incostituzionalità. Se tu vuoi salvare la norma dall'incostituzionalità, quanto prima devi fare una norma in cui quei reati li reinserisci, se non la prendi in polpetta là. Non è chiara perché non è chiara l'informazione, perché onestamente sono meccanismi giuridici un po' complicati. Io ieri ho avuto la grande fortuna di sentire un telegiornale fatto bene, poi proprio c'era Mattarella da Gentiloni, e quindi hanno dato conto del contenuto della nota e quindi mi sono rasserenata, anche se capisco che se l'intervento del Parlamento, perché poi il governo può fare la proposta, ma è il Parlamento che deve approvare. Purtroppo non è nei poteri del Parlamento modificare una norma di legge. Quindi il governo può, e Orlando penso che lo farà, rapidamente presentare alla prima legge in cui si possa infilare questi articoli modificativi del codice, però poi spetterà al Parlamento farlo o non farlo, perché loro ora hanno chiaro che se non lo fanno già c'è un pezzo di incostituzionalità costruito. Grazie. Perché gli infami fanno gli infami fino alla fine, per questo le persone per bene dobbiamo fare le persone per bene fino alla fine, perché se gliela diamo vita, capito? E loro sono meglio di noi, non si può fare, è vietato.